Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro della liturgia di questa quarta domenica di Quaresima c'è il tema della luce. Il Vangelo racconta l'episodio dell'uomo cieco dalla nascita, al quale Gesù dona la vista. Questo segno miracoloso è la conferma dell'affermazione di Gesù che dice di sé: sono la luce del mondo. La luce che rischiara le nostre tenebre, così è Gesù. Egli opera l'illuminazione a due livelli, uno fisico e uno spirituale. Il cieco dapprima riceve la vista degli occhi e poi è condotto alla fede nel Figlio dell'uomo, cioè in Gesù. È tutto un percorso. Oggi sarebbe bello che tutti voi prendiate il Vangelo di Giovanni, capitolo 9, e leggiate questo passo. È tanto bello e ci farà bene leggerlo un'altra volta o due volte. Gesù, i prodigi che egli compie non sono gesti spettacolari, ma hanno lo scopo di condurre alla fede attraverso un cammino di trasformazione interiore. I dottori della legge che erano lì, un gruppo, si ostinano a non ammettere il miracolo. Rivolgono all'uomo risanato domande insidiose, ma egli li spiazza con la forza della realtà. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Tra la diffidenza e l'ostilità di quanti lo circondano e lo interrogano increduli, egli compie un itinerario che lo porta gradualmente a scoprire l'identità di colui che gli ha aperto gli occhi e a confessare la fede in lui. Dapprima lo ritiene un profeta, poi lo riconosce come uno che viene da Dio, infine lo accoglie come il Messia e si postra davanti a lui. Ha capito che dandogli la vista Gesù ha manifestato le opere di Dio. Che possiamo anche noi fare questa esperienza? Con la luce della fede colui che era cieco scopre la sua nuova identità. Egli ormai è una nuova creatura, in grado di vedere in una nuova luce la sua vita e il mondo che lo circonda, perché è entrato in comunione con Cristo, è entrato in altra dimensione. Non è più un mendicante emarginato dalla comunità, non è più schiavo dalla cecità e del pregiudizio. Il suo cammino di illuminazione è metafora del percorso di liberazione dal peccato a cui siamo chiamati. Il peccato è come un velo scuro che copre il nostro viso e ci impedisce di vedere chiaramente noi stessi e il mondo. Il perdono del Signore toglie questa coltre di ombra e di tenebra e ci ridona nuova luce. La Quaresima che stiamo vivendo sia tempo opportuno e prezioso per avvicinarsi al Signore, chiedendo la sua misericordia nelle diverse forme che la Madre Chiesa ci propone. Il cieco risanato che vede ormai sia con gli occhi del corpo sia con quelli dell'anima è immagine di ogni battezzato che immerso nella grazia è stato strappato dalle tenebre e posto nella luce della fede. Ma non basta ricevere la luce, occorre diventare luce. Ognuno di noi è chiamato a cogliere la luce divina per manifestarla con tutta la propria vita. I primi cristiani, i teologi dei primi secoli,
dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il mistero della luna, perché dava luce, ma non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche noi dobbiamo essere mistero della luna, dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo il Signore. Ce lo ricorda San Paolo: comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Il seme di vita nuovo posto in noi nel battesimo è come una scintilla di un fuoco che purifica prima di tutto noi, bruciando il male che abbiamo nel cuore e ci permette di brillare e illuminare con la luce di Gesù. Maria Santissima si aiuti a imitare l'uomo cieco del Vangelo, così che possiamo essere inondati dalla luce di Cristo e incamminarci con Lui sulla via della salvezza. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et ficiamo per unzionibus Christi. Grazie in Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ucchi angelo annunziante, Cristi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux et perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle chiese e i leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Tutti insieme, nel giorno in cui molti cristiani ricordano l'annuncio alla Vergine Maria dell'incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare le preghiere unanime di tutti i Suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria del Cristo risorto. Con questa medesima intenzione, venerdì prossimo, 27 marzo, alle ore 18, presiderò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro,
con la piazza vuota. Fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la benedizione, urbi e torbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti, facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate, nostra vicinanza ai medici, operatori sanitari, infermieri, infermiere, volontari, nostra vicinanza alle autorità che devono prendere misure dure, ma per il bene nostro, nostra vicinanza ai poliziotti, ai soldati che sulle strade cercano di mantenere sempre l'ordine, che si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi e vicinanza a tutti. Esprimo anche la mia vicinanza alle popolazioni della Croazia colpite questa mattina da un terremoto. Signore, dia loro la forza e la solidarietà per affrontare questa calamità. E non dimenticatevi, oggi prendete il Vangelo e leggete tranquillamente, lentamente, il capitolo 9 di Giovanni. Anche io lo farò, ci farà bene a tutti. E a tutti auguro una buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.